Di cosa parliamo quando parliamo della resistenza? Parliamo di noi, di chi siamo, e parlare della resistenza significa allora non tanto recuperare il ricordo del passato, quanto riflettere sul nostro presente. Propongo dunque tre brevi riflessioni. La prima, i ribelli erano giovani. E la scelta di opporsi ai tedeschi e ai fascisti fu spesso immediata, improvvisa e poco meditata. Dopo aver sperimentato freddo, fame, rastrellamenti, uccisioni magari di amici, allora la scelta diventa definitiva. Così racconta Giuseppe Castagna. Di Breno. A Bienno la mamma è in pensiero. Devo farmi vedere. Mi stacco da quel gruppo di uomini, una ventina dei 160 che eravamo. Tutti visi stanchi, demoralizzati. Ieri al confronto sembravano allegri e vivaci. Il tempo uggioso non manca di contribuire all'abbattimento morale. Mia madre mi abbraccia e piange. Mio padre viene a trovarmi. Mi prega di consegnarmi. C'è la possibilità. Rifiuto. Si parla ancora un poco, un bacio e se ne va. È incanutito e incurvato come sotto un forte peso. La seconda riflessione riguarda la questione della violenza. Fu relativamente facile per tutti capire che l'uso della violenza da parte dei ribelli si poneva in contrapposizione alla violenza fascista e che assumeva quindi un carattere difensivo. Ma era assai più difficile capire che era necessario colpire delle persone e non dei principi. I tedeschi, i fascisti da un lato e i ribelli dall'altro combattevano anche una guerra ideologica, cioè combattevano in nome di idee e convinzioni contrapposte e inconciliabili. Allora, se si guarda al futuro, vi è un pericolo, quello che la violenza permanga come una costante nella vita civile dell'Italia del dopoguerra. In questa prospettiva vanno lette le parole problematiche, ma non prive di speranza, di Laura Bianchini di Castelvetro, una delle poche donne che fecero parte della Costituente. Riusciremo ancora a distinguere l'atto criminale del brigante da quello eroico del soldato? La prepotenza del tiranno dalla rivendicazione dell'insorto? La violenza dell'aggressore dalla difesa dell'aggredito? Perché tutti costoro usano le armi, tutti in un modo o in un altro uccidono. Ma gli uni ripongono il loro diritto nella forza e gli altri si servono della forza in difesa del diritto. Terza riflessione. Il messaggio più importante che ci ha lasciato la Resistenza è quello che noi troviamo nelle ultime lettere dei condannati a morte. Quei giovani uomini e quelle giovani donne sono certe, nel momento della loro morte, che dopo di loro ci sarà un mondo più libero e più giusto. E le loro ultime parole sono serene, per non addolorare in primo luogo le famiglie, ma anche perché sanno di aver vissuto una vita per quanto breve, una vita piena e non inutile. Chiedono in genere perdono ai loro cari per il dolore che hanno provocato, così come Giovanni Venturini, detto Tambia, di Corteno. Cara mamma, perdonatemi se involontariamente vi ho fatto tanto soffrire. Vi raccomando, siate forte come siete sempre stata quando ero lontano in guerra e pregate per me, perché sia sempre più forte. Ormai sono ridotto a misera cosa. Non sono più uomo,
e qualche volta piango dal dolore dei miei piedi che non mi serviranno più. Pazienza, sono rassegnato. Si vede che anche questo era scritto nel libro della mia vita. Perdono a tutti e auguro a nessuno quello che ho sofferto e soffro io, nemmeno a chi lo ha fatto a me, nemmeno alle bestie. Grazie del bene che mi avete fatto. Perdonatemi dei dispiaceri che vi ho dato. Pregate sempre per me e salutatemi i parenti e gli amici che mi furono cari e che ricordo sempre. Addio. Vi bacia il vostro Gianni.